quell'alito che ti ha abbandonato. Soffia ancora nei cuori soli, così forte che invano continuiamo a cercarti tra la verde vegetazione, scusate, che la rugiada ha reso bella anche per un sol giorno. La città di Napoli si è stretta in un abbraccio alla famiglia di Mario. Mario ha perso la vita a Pietro Castellina nel 2011, aveva soltanto 17 anni e oggi noi abbiamo il dovere di caratterizzare il nostro impegno, le nostre motivazioni in un progetto di memoria che vuol dire un progetto del presente, cioè fare in modo che quello che è accaduto a lui non accada ad altri. E quindi le azioni che mette in campo la città di Napoli sulla sicurezza stradale, sia da un punto di vista infrastrutturale che culturale, oggi vedono l'esigenza di illuminare storie dimenticate, perché non possono esserci ragazzi di serie A o di serie B nella nostra città. La città di Napoli ricorda con commozione il 7° anniversario della scomparsa a solo 17 anni, un drammatico incidente stradale il 16 giugno 2011. Mario Fisco, e si stringe con infinito affetto, ammirazione e profonda gratitudine ai genitori. Noi abbiamo preso questo impegno e stiamo cercando di portarlo avanti anche con delle iniziative come l'iniziativa che abbiamo fatto, diciamo, all'ippodromo di Agnana, Lascia di guidare, perché fra non molto andremo avanti con altre iniziative sul discorso della movida, le discoteche, per quanto riguarda qualche ragazzo, diciamo così, che non si sente di guidare, saremo a disposizione per cercare di trovargli un mezzo per accompagnarlo a casa. Era un ragazzo veramente, siccome spesso l'hanno definito, un po' d'altri tempi, perché amava presentarsi in un certo modo, era molto rispettoso delle persone avanti negli anni. Quindi questo riconoscimento di bravo cittadino al mio metto, insomma, gli avrebbe calzato a pennello. Oggi è il nostro piccolo alberello di Melograno, diventato, perché dal sangue nasce la vita. Quindi Mario, come primo dei Forever Young della nostra associazione, continua a sussurrare nell'orecchio di tutti quanti i giovani che la vita è un bene prezioso. E quindi speriamo veramente che diventi un simbolo vivente, almeno, insomma, e portatore di parole di vita e di attenzione.